euroregione.news. Ginnastica ritmica, finito il campionato A1 e Dragas vola. Grandi soddisfazioni dalle atlete dell'associazione sportiva udinese ASU. Dopo aver chiuso il campionato di A1 in terza posizione, Tara Dragas, che ha soli 17 anni, è stata convocata nuovamente per la Coppa del Mondo, dove si è piazzata quarta. Soddisfazione alle stelle per il direttore generale di ASU, Nicola Di Benedetto. Si è trattato di un campionato gestito molto bene da parte delle nostre ragazze, che hanno dimostrato una grande maturità in campo e soprattutto hanno fatto vedere che c'è un ampio margine di crescita, ma allo stesso tempo sono cresciute molto. Un po' di amarezza per quello che riguarda i punteggi, ci aspettavamo qualcosa di più, ma questo non è il nostro compito, quello di giudicare, il nostro compito è quello di giudicare il lavoro che stiamo facendo, e quello delle ragazze è stato veramente un ottimo lavoro. Con grande piacere abbiamo visto la nostra compagine salire sul terzo gradino del podio. E devo dire che questi ampi margini di crescita ci consentiranno di guardare al prossimo anno con più ottimismo. È il compendio di una crescita tecnica di grande impegno, di grande sacrificio, è il risultato di un lavoro di squadra, è il felice raggiungimento di un obiettivo che speriamo non sia l'ultimo, ma anzi sia l'inizio di una lunga serie, perché Tara è una ragazza che ha dimostrato sempre molta tenacia, abnegazione e spirito di sacrificio. Speriamo di rivederla presto in altre competizioni, perché se lo merita davvero. Da Udine, per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.